Marcello, ma che cos'è che non gira? O che almeno non va come dovrebbe andare? Cioè, parliamoci chiaramente, 5 punti in 5 gare sono un po' pochi. La Salernitana è una delle candidate appunto a conquistare il torneo di Lega Pro. Un andamento del genere sicuramente non porterebbe un esito positivo a fine campionato. Cos'è che non va? Boh, secondo me la squadra non ha nulla che non vada, cioè Parlano i forse numeri, non lo stiamo dicendo noi, parlano insomma, carte alla mano, l'andamento della Salernitana è questo, 5 punti in 5 gare, una squadra che forse sì, lotta ma per la secondo me i salvezza. numeri hanno un'importanza relativa, soprattutto a questo punto del campionato, perché ancora non siamo arrivati neanche a metà. E quindi i numeri Ecco, però mettere da li parte un po' di lasciamo, cioè punti in secondo me questo di momento della stagione numeri non se ne sarebbe parlerà a poi fine tanto anno, male. secondo Quindi me di dice solo una crisi di risultati, non di gioco. sì, perché alla fine il gioco espresso dalla squadra, se noi andiamo ad analizzare le partite da inizio anno, non penso che sia cambiato più di tanto. Anche le prestazioni, domenica secondo me è stata una prestazione positiva, non accompagnata dal risultato, dal massimo risultato, però ecco, forse bisognava essere un po' più cinici quando ci Nelle sono, occasioni sì, sciupate. quando ci sono capitate le occasioni. E sì, bisogna, secondo me la strada da seguire è quella che stiamo seguendo adesso, perché le prestazioni, ecco, ripeto, sono positive e quindi bisogna soltanto continuare così e sperare di sfruttare meglio le occasioni che ci E tu capiteranno. che sei giovane, come giudichi questo fatto che appunto siano proprio i senatori della squadra a perdere spesso e volentieri purtroppo la testa? Meno male che la perdono loro, perché se la perdessimo noi poi dopo, oltre al provvedimento Disciplinare. dell'arbitro, ce ne sarebbero anche altri all'interno dello spogliatoio. Ecco, però al di là del lato ironico, c'è da dire che loro dovrebbero appunto darvi l'esempio, dovrebbero fungere insomma, appunto da esempio a Sì, voi ragazzi, ed invece ma noi sono proprio anche loro a perdere adesso, vari Pestrini, Peccarisi, Domenica Muro. essendo giovani e quindi con pochissima esperienza, sappiamo che non è da quei gesti che noi dobbiamo apprendere, ma sono altre le cose che dobbiamo imparare, ecco. Uno Salerno col martedì Granata, stavamo parlando con Falzerano, attaccante della Salernitana, gli eventuali problemi, ammesso che ce ne siano, della Salernitana. Prima il collega Enzo Siga e Massimo Grisi hanno toccato anche un altro tasto poco piacevole, la coesistenza di Pestrin e Carrus. A tuo parere sono due giocatori che possono appunto andare d'accordo insieme? Secondo me col A tempo, livello tecnico in campo, ovviamente. sì, col tempo riusciranno a trovare la giusta sintonia in campo. Certo, era anche la prima Era la volta, prima diceva partita che Enzo. giocavano insieme. Al di là di tutto, pensi che siano due ruoli che non vanno ad intaccarsi, ad ostacolarsi? No, secondo me no, perché ognuno di noi ha il suo compito in campo, quindi se si riesce a trovare, ecco, il modo di coesistere nello stesso tempo, penso che potranno dare un grandissimo apporto alla squadra. Allora, proprio su Salernitana Ravenna abbiamo preparato un altro contributo, un'altra rubrica che lanciamo questa sera, le pagelle del dottore. Vediamo. Falzerano, la missione era tenere la palla nella loro metà campo, non impossibile, ma incompiuta. Breda, il mormorio prima sommesso, adesso si sente benissimo. Ma può questa squadra reggere agli infortuni, al nervosismo non più latente, agli arbitraggi con il dogma del 4-3-3? A lui non guarda le classifiche, non fa tabelle. Io sì, 10 punti prima di Natale. Chiave ironica a cura di Giovanni Perna, ringraziamo anche Luca Tartaglia che ha prestato la sua 10 voce. punti prima di Natale, ha detto. L'auspicio. Mi sembra, no. Marcello, non si offenda, l'auspicio è che non si offenda nessuno, ovviamente. Cosa ne pensi appunto di questi commenti sui tuoi compagni di squadra e anche sul tuo conto? No, penso che se al 96esimo minuto quell'azione andava a finire diversamente, cioè
che non segnavano, le pagelle erano tutte, secondo me, diverse. Sì, quell'ironia che ha usato, secondo me non ci sarebbe. È un'ironia anche di sofferenza, sì, di un tifoso che purtroppo si è visto sfuggire di mano l'intera posta in palio. Così purtroppo le partite sono composte da episodi. E a noi quell'episodio ci ha penalizzato tantissimo domenica, e quindi sono giuste anche le pagelle del dottore Giovanni Pen. Sì. Enzo. Di nuovo in diretta su Rete 1 Salerno con Martedì Granata. Marcello, parlavamo dell'emergenza difesa con il direttore Cascello. Murolo ed Accursi fuori per squalifica. Come si fa, Como? Ma io penso che il direttore abbia detto le cose giuste, nel senso che nelle partite precedenti, quando sono venuti a mancare dei difensori per le squalifiche o per gli infortuni, ecco, i ragazzi che hanno sostituito i titolari si sono comportati bene, e quindi anche io personalmente sono fiducioso dei miei compagni di squadra, di tutta la squadra. Massimo, voi tifosi invece? No, ha detto bene Marcello, perché effettivamente vedi poi l'importanza di avere una rosa larga, oltre che valida, nell'arco di una stagione è sempre importante, perché vedi, concomitano un'espulsione, concomitano un infortunio, può concomitare diverse situazioni. Avere una rosa ampia, come ce l'abbiamo anche in attacco, e il buon Marcello tante volte ci ha dato belle soddisfazioni, nel senso che avere una rosa valida e ampia in un campionato come si sta dimostrando, non tanto facile e duro come quello di Lega Pro, ha la sua importanza. Però c'è anche un altro dato, Marcello, tu che sei giovane di questa, insomma, un giovane di questa società che appunto pare in questa stagione aver voluto dare fiducia ai giovani calciatori, è arrivata la notizia che Elio Siano ha rescisso il contratto e si è accasato con la Casertana. Come avete appreso la cosa? Come avete reagito? Vi suona strano? Vi sembra strano? Beh, Elio fino a questo momento non era riuscito a trovare tanto spazio, quindi se lui ha ritenuto che questa decisione sia stata la migliore per lui, per il suo momento di carriera, noi non possiamo fare altro che fargli gli auguri, certo, e un in bocca al lupo. È una rescissione negativa, secondo me. Non mi resta che salutarvi e ringraziarvi. No, Massimo, voglio ringraziare, onestamente devo ringraziare, oltre al dottore Sica, devo ringraziare Marcello, perché oggi hanno avuto un allenamento particolarmente duro con la pioggia e con la cosa, ed era molto stanco, aveva preso un impegno e l'ha mantenuto, e bisogna ringraziarlo, perché per lui è stato un sacrificio venire, perché era stanco. Oggi il campo di allenamento era un po' pesantuccio, Marcello? Vabbè, un sacrificio no. No, vabbè, voglio dire, comunque è stata una chiacchierata non faticosa, sì, dai, diciamo invece così. Il direttore Salerno lo aspetterete in un'altra trasmissione. Doveva essere qua stasera. Doveva essere qui, ma misteriosamente non è più, evidentemente avrà avuto degli impegni. Gli rinnoveremo l'invito per i prossimi martedì.